Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo del voodoo. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanella per restare aggiornati sui nuovi video. Nell'immaginario collettivo, la parola voodoo evoca immagini inquietanti come bamboline infilzate da spilli, teschi e fiamme azzurre, rituali magico-religiosi celebrati in qualche posto sperduto nella giungla haitiana. Ciò che molti ignorano è che il voodoo va ben oltre la magia nera. Fu importato dall'Africa nel XVI secolo con gli schiavi deportati nell'isola caraibica di Haiti ed entrò in contatto con la religione cattolica praticata dai coloni francesi, in pratica dai padroni degli schiavi. I rituali voodoo assorbirono alcuni tratti cerimoniali della nuova religione, senza però perdere nulla della propria natura pagana, anzi, potremmo quasi dire che si arricchirono di nuovi elementi. Secondo il voodoo, ma potremmo dire secondo ogni culto religioso ad orientamento magico, la realtà che percepiamo è un'illusione oltre la quale operano forze spirituali importanti e potenti. Così, ad esempio, gli alberi diventano templi sacri, dimora di potenti spiriti. Le malattie divengono conseguenza di un castigo divino o di una maledizione. Un crocevia si trasforma in un punto in cui uomini e spiriti hanno la possibilità di entrare in contatto tra loro. Tra gli spiriti voodoo, uno tra i più importanti è senza ombra di dubbio l'Egba, mediatore tra gli uomini e gli spiriti. Tra le divinità principali, chiamati Loa, possiamo invece annoverare il dio serpente Dambalà, fonte di verità, Ersulie, dea dell'amore ma anche della vendetta, Gwede, con l'aiutante Barom Samedi, che presiedono ai misteri della morte e all'arte della stregoneria vera e propria. Oltre alle divinità maggiori esistono molte altre divinità minori chiamate Petro ed infine gli spiriti dei defunti. I rituali voodoo sono molto complicati e come obiettivo non hanno solo l'evocazione degli spiriti, questi infatti devono poi possedere il corpo dello stregone o del sacerdote in modo da poter operare la loro azione divina sul piano fisico degli umani. Sia questa una guarigione, una maledizione o altro. Solitamente le cerimonie vengono officiate il sabato sera in un tempio chiamato Home Four, situato in un punto della foresta. Il tempio conserva sempre delle reliquie sacre che in qualche modo lo rendono consacrato. Al suo interno il sacerdote, chiamato Ouangan, se uomo, oppure Mambo, nel caso di una sacerdotessa donna, inizia il cerimoniale recitando preghiere e tracciando al suolo alcuni simboli magici, detti Veves, che sono proprio dei sigilli distinti tra loro per ogni tipo di loa che l'officiante desidera evocare. In un cortile adiacente al tempio, gli altri partecipanti intonano canti e danze sfrenate, offrendo animali in sacrificio agli dei. Solitamente polli o capre. Se il rituale volge a buon termine, il Loa possiederà il corpo di alcuni partecipanti che inizieranno a muoversi in maniera incontrollata, a parlare con voce diversa e persino in lingua diversa, spesso lingue antiche e incomprensibili, il tutto ovviamente prima di crollare al suolo sfiniti. Quando ciò accade, i partecipanti possono avere la certezza che il Loa ha consentito ad esaudire le richieste fatte durante il rituale. Il voodoo resta un insieme di pratiche magico-rituali che, al di là dell'aspetto religioso, presenta dei lati molto scuri. Si attribuiscono ad alcune società segrete voodoo, denominate Sette Rosse, pratiche terribili quali il delitto rituale, il cannibalismo, la magia nera. In questi casi gli stregoni, che distinguiamo dai sacerdoti e che vengono chiamati Bokos, invocano Barom Samedi per poter compiere malefici di morte dietro lauti compensi. Nel corso degli anni il voodoo si è diffuso anche negli Stati Uniti d'America, dapprima in Louisiana.
Bisogna realmente temere la magia del voodoo? In un certo senso sì. Il fisiologo Walter Buchanan dell'Università di Harvard, in un rapporto intitolato Morte Voodoo, descrisse un particolare processo psicofisico per mezzo del quale un credente voodoo che ritenesse di aver subito realmente un maleficio potrebbe letteralmente ammalarsi e morire di paura. A parte ciò, ovviamente, con il voodoo è sempre meglio non scherzare e ragionare di tali pratiche con il massimo rispetto. Bene, spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.